continuiamo da dove avevamo lasciato due settimane fa con gli algoritmi di ordinamento e oggi proseguiamo con quelli fighi. Questi sono quattro algoritmi ricorsivi e spero che abbiate ripassato questo video come vi avevo consigliato. Male che va, andate a recuperarvelo, anche perché spiegherò questi algoritmi utilizzando ancora una volta il mio set di dadi che uso per giocare di ruolo. Iniziamo con il più semplice tra questi, il Merge Sort. Il Merge Sort quello che fa è di dividere ricorsivamente l'array in sottarray e li unisce di volta in volta riordinandoli. Quindi fa due operazioni, quella di suddivisione e quella di unione. Vediamo nel dettaglio come funziona. Prendiamo questa array di numeri, rappresentato da questi dati, e la prima cosa che faccio è quello di dividerlo in due parti. Concentriamoci sulla parte a sinistra. Questo è un array di tre elementi, e ripeto, l'operazione di divisione. Ovviamente sono numeri dispari, quindi il sottoarray di sinistra avrà un numero in più dell'altro. Concentriamoci sempre sulla parte di sinistra e lo dividiamo. Adesso possiamo attuare l'operazione di merging, ovvero quella di unione. Si copiano in un nuovo array gli elementi in ordine. Tra il 5 e il 4 l'elemento più piccolo è il 4, quindi copio quello. Il 5 è l'ultimo numero rimasto e quindi lo metto alla fine. Risaliamo e adesso dobbiamo unire questi due array, che già fortunatamente sono ordinati, quindi li metto assieme. E risaliamo, questa parte dell'array è già ordinata. Adesso passiamo al sottoarray di destra e facciamo la stessa operazione. Si divide fin dove si arriva e poi si inizia ad unire. Ora abbiamo due sottoarray ordinati che dobbiamo unire e quindi copio in un nuovo array a partire sempre dall'elemento più piccolo. Qua questa operazione diventa più chiara. L'elemento più piccolo sarà sempre a sinistra di uno dei due array perché sono parzialmente ordinate per via delle operazioni precedenti. Mi basta confrontare i primi elementi e copiare di volta in volta il più piccolo. Facendo queste operazioni ci ritroviamo con un array ordinato. Questa versione che vi ho mostrato è quella standard che ad ogni operazione di merge richiede un nuovo array dove ricopiare i dati. Come vedremo quando vi mostrerò la mia implementazione, io ho utilizzato un'implementazione diversa ma meno efficiente di quello che vi ho mostrato con i dati, che non usa array aggiuntivi durante la fase di merging, quindi è tutto fatto in place a scapito della sua complessità computazionale. Nonostante ciò, per me il Merge Sort è quello più bello, quello più figo da vedere. È proprio bello. Non parlo delle sue prestazioni, ma a proprio vederlo come si evolve nel tempo mi dà soddisfazione. Adesso passiamo al Quick Sort. Il Quick Sort fa due operazioni, quella di partizionamento e quella di suddivisione. Durante la fase di partizionamento si seleziona un numero che viene chiamato pivot e si mettono i numeri più piccoli alla sua sinistra e quelli più grandi alla sua destra. Fatto ciò si suddivide l'array prendendo come punto di riferimento questo pivot, però andiamo a vedere nel dettaglio come funziona. Prendiamo questa array dei numeri e seleziono un qualsiasi elemento, di solito io scelgo quello che sta in mezzo, come elemento pivot. Ovviamente essendo un array lungo 6 non c'è un proprio elemento centrale, ma prendo questo. Adesso controllo tutti i numeri a sinistra e a destra del pivot. In particolare, quando trovo un numero a sinistra più grande del pivot, lo scambio con il primo numero più piccolo del pivot che si trova alla sua destra. In questo caso il primo numero più grande del pivot che si trova a sinistra è il 4. Bene, cerco il primo numero più piccolo del pivot alla sua destra, che è il 2. Scambio il 4 col 2 e continuo. Il 6 adesso è un numero a sinistra del pivot più grande, quindi lo seleziono per il prossimo scambio. A destra del pivot c'è un solo numero più piccolo del pivot, il numero 1. Scambio il 6 con il numero 1. Il caso vuole che già metà array è ordinato e quindi proseguiamo.
divido l'array in due e faccio le stesse operazioni con il lato sinistro. Scelgo il pivot. Il 2 è il primo e unico numero a sinistra più grande del pivot. Lo seleziono per lo scambio. A destra non ci sono numeri più piccoli del pivot e quindi continuo a cercare fino a che non arrivo al pivot stesso. E quindi è il pivot a essere scambiato col 2. Risalgo e ci ritroviamo con un array ordinato. Mettendo gli elementi più piccoli del pivot alla sua sinistra e più grandi alla sua destra ricorsivamente, vediamo che tutto funziona. Adesso passiamo allo heap sort, che è secondo me il caso di parlarne dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi parliamo di algoritmi di ordinamento da me definiti fighi. Prima di proseguire, lasciate un like, iscrivetevi al canale e se volete supportare il mio lavoro, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che lo hanno fatto e adesso proseguiamo con lo heap sort. Lo heap sort sfrutta una struttura dati chiamata appunto heap. Significa in inglese mucchio. Lo heap è una struttura dati caratterizzata da un albero binario. Un albero può essere chiamato heap se soddisfa due proprietà. Ogni nodo deve avere al massimo due nodi e il valore di un nodo deve essere sempre più grande del valore che hanno i suoi figli. Quindi, utilizzando quest'ultima proprietà, la radice dell'albero, che è il primo elemento, sarà sempre il massimo. Per implementare uno heap non è necessario utilizzare puntatori e robe strane. Lo si può fare mediante un array. I figli di ogni nodo, meglio il figlio destro e il figlio sinistro, possono essere indicizzati in questa maniera che vede a schermo. Se il nodo che stiamo considerando è alla posizione i, nel nostro array, il nodo figlio di sinistra si trova alla posizione 2i più 1, mentre il nodo figlio di destra si troverà alla posizione 2i più 2. Quindi, i figli del nodo radice, cioè quella alla posizione 0, saranno 1 e 2, mentre i figli del nodo 1 saranno 3 e 4 e così via. Questo perché ogni nodo ha sempre due figli, a meno che non siamo alla fine del nostro array e magari ci potrebbero essere dei nodi, come vediamo, che potrebbero avere un solo figlio. Usando questa struttura dati possiamo implementare un algoritmo di ordinamento che prende il nome di heap sort, che viene definito a volte come un insertion sort che usa una struttura dati. Vediamo nel dettaglio come funziona. La prima cosa che facciamo è quello di creare uno heap a partire dall'elemento che si trova in mezzo all'array. Il nodo 6, lo chiamo nodo perché stiamo costruendo alla fine un albero binario che ha delle proprietà particolari, però è sempre un albero, ha un solo figlio. Per soddisfare la proprietà heap, ogni nodo radice deve essere sempre più grande dei suoi figli. In questo caso siamo fortunati e quindi andiamo avanti. Analizziamo il nodo precedente al 6, quindi il 2, che ha questi nodi figli. C'è un nodo che è più grande del 2, il 5, e quindi li scambiamo. In teoria dovremmo continuare ricorsivamente col 2 scambiato, ma poiché non ha figli, finisco qua e vado indietro nell'array e continuo col 3, che ha questi figli. Prendo il massimo e li scambio. Dobbiamo assicurarci che il 3 nella sua nuova posizione mantenga la proprietà heap. A differenza di poco fa, in questo caso il 3 ha dei noti figli. Solamente uno, e infatti vediamo che non soddisfa tale proprietà. Li scambiamo. Adesso dovrei ricontrollare ricorsivamente tre i suoi figli, ma non ne ha, quindi andiamo avanti. Facendo ciò ci accorgiamo che il primo elemento nell'array, che costituisce il nodo radice del nostro heap, è il massimo, quindi lo prendiamo e lo mettiamo alla fine, scambiandolo con l'ultimo numero. Adesso si prosegue ricorsivamente con questo sottarray, e avendo scambiato il 6 col 3, dobbiamo verificare che la proprietà heap sia mantenuta, quindi prendo il nodo che abbiamo scambiato e lo controllo con i suoi figli. Prendo il massimo e li scambio.
Adesso devo controllare che il 3 nella sua nuova posizione abbia mantenuto la proprietà heap. Ancora una volta ci ritroviamo con il primo elemento che è il massimo e lo rimettiamo alla fine. A questo punto si ripete, controllo che la proprietà heap sia mantenuta, prendo il primo elemento e lo metto alla fine e si ripete questa operazione fino a che l'array non è ordinato correttamente. L'ultimo algoritmo è il TeamSort. Il TeamSort è un algoritmo di ordinamento ibrido. Unisce l'insertion sort visto settimana scorsa a un merge sort che vi ho mostrato in questo video. Funziona in questa maniera. Divide un array in parti uguali. In questo caso ho 100 elementi, facciamo finta che lo divido in 4 parti. A ciascuna di queste 4 parti applico l'insertion sort. Una volta che abbiamo queste 4 porzioni del nostro array parzialmente ordinate, possiamo applicare il merge sort. Il team sort è stato inventato da un certo Tim Peters, infatti l'ha chiamato con il suo nome, ed è stato fatto per Python ed è stato utilizzato fino a Python 3.10. Adesso lo si trova anche in altri linguaggi di programmazione come Rust, Java, eccetera, eccetera. Una delle caratteristiche che rende il team sort superiore agli altri è la sua capacità di essere adattivo, cioè riesce a sfruttare al meglio array che sono già parzialmente ordinati. L'insertion sort fa proprio questo, e quando sistema alcune porzioni del nostro array, le unisce proprio come farebbe un merge sort. Tutti gli algoritmi presentati oggi hanno la stessa complessità computazionale che è nell'ordine di n log n, che è inferiore di n quadro di quelli visti settimana scorsa. Tuttavia, questa complessità è nel caso medio. Il quicksort, nel peggiore dei casi, si comporta come un bubble sort, dal punto di vista ovviamente della complessità computazionale. E questo accade nei casi in cui si seleziona un pivot che è già il massimo o il minimo nell'array, perché non distribuisce gli elementi più o meno in parti uguali sia a destra che a sinistra del pivot, ma piuttosto li mette o tutti a destra o tutti a sinistra. Per quanto riguarda la stabilità, il merge sort è stabile. E poiché l'insertion sort, abbiamo detto settimana scorsa, o meglio 2 settimane fa, che era stabile, anche il team sort lo è. Quick sort e heap sort non sono stabili. Uno di voi mi ha detto di spiegare meglio cosa significa la stabilità di un algoritmo di ordinamento. Ho preparato questi 4 dati qua, vediamo se riesco a prenderli. Come vedete abbiamo questa sequenza 1-2-1-2, però dovete anche notare il colore, arancione, blu, rosa e non lo so che colore è questo, colore indefinito. Ora, noi dobbiamo ordinare rispetto ai numeri, lasciamo perdere i colori e quindi per ordinare questa array possiamo fare questa cosa. Perfetto, è ordinato. Ora, il rosa viene dopo l'arancione e questo blu viene prima di questo. Questo ordine era lo stesso a quello di partenza, giusto? Perfetto. Quindi questo rosa viene dopo questo arancione e questo qua viene dopo questo blu. Ora, se io ordino l'array in questa maniera, do uno sguardo alla telecamera, ma ci dovremmo essere. Esatto, abbiamo sempre 1, 1, 2, 2. Questa re è comunque ordinato, ma l'ordine non è più arancione rosa, ma è rosa e arancione. Quindi un algoritmo che riesce a ordinare l'array mantenendo l'ordine originale dei colori, quindi dei singoli, diciamo, individui, mettiamolo così, si dice che è stabile. Un algoritmo che invece, che quando finisce di ordinare l'array non tiene conto dell'ordine originale con cui questi sono disposti, si dice che non è stabile. Spero che questa volta sia stato più chiaro. E quindi perché questa proprietà di stabilità è utile? Faccio un esempio. Se sono un medico, arriveranno i pazienti e li metterò in una lista in base all'ordine di arrivo. Però non li voglio servire in base all'ordine di arrivo, li voglio servire in base alla loro emergenza. Se 2 pazienti hanno lo stesso tipo di emergenza, allora sì, li servo in ordine di arrivo. Un algoritmo stabile mi preserva questo ordine di arrivo in virtù del fatto che è lo stesso ordine con cui sono stati aggiunti all'interno della lista man mano che arrivavano.
un algoritmo non stabile invece di ordinamento, sì è vero, me le riordini in base al grado di severità della loro condizione, quindi in grado all'emergenza, ma per tutti quei pazienti che hanno una emergenza uguale, mischierebbe l'ordine di arrivo. Andiamo a vedere un paio di statistiche. Questi sono i risultati degli 8 algoritmi di ordinamento che io ho testato, usando gli stessi 100 numeri mischiati allo stesso modo ad ogni run, quindi all'inizio, il quicksort è decisamente quello che fa meno confronti. Non è un caso che si chiami quicksort. L'algoritmo che fa meno scambi è il selection sort, ma il peggiore in termini di confronti. Team sort se la cava, ma ricordiamoci che la mia implementazione del merge sort è quella in place. È vero che poco fa vi avevo detto che tutti gli algoritmi che vi ho presentato oggi hanno una complessità n log n. Questo lo si applica anche a merge sort, ma non alla mia implementazione che vede qua a schermo, che è quella in place, che ha una complessità computazionale leggermente più alta degli altri, in particolare del merge sort originale. E quindi i valori sia di team sort e di merge sort sono leggermente più alti di quelli che dovrebbero essere. Prima di chiudere, un dettaglio importante. Poco fa vi dicevo che team sort era stato implementato, anzi più che altro inventato per Python, fino alla versione 3.10. Dalla versione 3.11 viene utilizzato un altro algoritmo di ordinamento chiamato il power sort, che non avevo mai sentito prima. Se volete che ci faccia un video, lasciate un like e commentate qui sotto scrivendo power sort. E vediamo che tipo di interesse c'è da parte vostra, magari non ve ne frega nulla. Settimana prossima metterò i video originali degli algoritmi di ordinamento registrati sempre da me, ovviamente un po' velocizzati, se no non finiscono più. Ovviamente una cosa che non ho specificato settimana scorsa, o meglio 2 settimane fa, è che tutti gli algoritmi sono velocizzati alla stessa maniera. E quindi io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!